Buongiorno a tutti, carissimi telespettatori. Oggi 23 marzo, una nuova puntata di Lontani ma Vicini. Oggi senza Franco Masoni, che è in questa settimana fuori Siena. Allora, dunque, come ogni volta la puntata di Lontani ma Vicini tratta di attualità, e fra le varie attualità chiaramente rimane pur sempre viva la questione, purtroppo ai noi, della guerra, che continua a essere come dire, il motivo più importante di grandi preoccupazioni a livello globale. Allora, io per questo vorrei che la regia gentilmente mi facesse la videochiamata, la prima videochiamata, e vediamo se è già pronto Giovanni. Credo di sì, già vedo più o meno che il collegamento è in essere, basta. Eccolo qua, già lo vedo. Allora, dunque, buongiorno Giovanni, vuoi provare a parlare un attimo? Mi senti? Sì. Tutto bene? Tutto bene, tutto a posto. Allora, Giovanni Cessel, dove sei? Vuoi dire dove sei, dove ti trovi? Allora, in questo momento sono a Coulter University, un'università a 20 minuti da New York. E cosa stai facendo a New York? Sì, principalmente gioco a pallacanestro qui nella scuola e poi studio. Quindi, cioè, la prima missione è il basket, la seconda missione è lo studio. Sì, più o meno. No, allora, tra l'altro, che ore sono lì da te? Queste ore sono le 8 del mattino. Sono le 8 del mattino, tra mezz'ora te devi cominciare le lezioni e quindi di conseguenza sarà bene che ci sbrighiamo a fare questo tuo come dire, apporto televisivo a Siena con quello che è un po'. Cominciamo con la tua vita, come si svolge la tua vita lì? Ma sinceramente, essendo un atleta, ho cercato di mettere tutte le più classi possibili al mattino. Così poi il pomeriggio posso fare pesi oppure allenarmi a basket oppure fare altre attività fisiche. Per esempio, ho avuto dei problemi al ginocchio, quindi sto andando anche a nuotare. E poi, sinceramente, poi la sera mi rilasso, la scuola non è troppo difficile, quindi i compiti non è che mi faccia troppi problemi. Però poi il weekend inizia il giovedì, perché il venerdì non ho classi e basta. Quindi c'hai un fine settimana molto lungo a disposizione. Esatto. Allora, dunque, parliamo un po' di come funziona invece lo studio efficacemente, poi parliamo anche del tuo basket. Come funziona il tuo studio? Ogni semestre bisogna avere verso le 4, dalle 4 alle 6 classi, e le classi si scelgono noi, ovviamente. Dipende da quello in cui ti devi laureare, quindi hai diverse scelte. Però, per esempio, io sono al primo anno, e in questa scuola al primo anno bisogna fare queste core subjects, quindi per esempio matematica, scienze, inglese, teologia, questa maniera, e materie devi fare per forza. Poi verso il secondo anno invece inizi a specializzarti. E che cosa ti specializzerai? Io, la mia major è e-sport management, che sarebbe il lato business degli sport elettronici. Ah, e in che cosa consisterebbe? Sono molto curioso, perché gli sport elettronici che cosa sono? No, gli sport elettronici, per esempio, alla PlayStation, all'Xbox, anche al computer, per esempio, io so che ci sono tornei di giochi, anche tipo in Sud Corea, che hanno, per il vincitore, vincono anche 10 milioni di dollari. Ah, quindi c'è un business vero e proprio che gira intorno al gaming. Esatto, perché io ora non sono esperto su questa materia, però so che era un business in crescita, e quindi ho voluto prenderlo, e ora vediamo l'anno prossimo quando inizio a fare classi su questa materia. Giustamente, anche perché negli Stati Uniti ci sono studi che sono molto come dire, all'avanguardia in questo senso nei college. Esatto, infatti anche la nostra scuola ha un'arena per gli e-sport, dove ci sono dei computer messi in fila a questa maniera, e io li vedo, vado lì la sera, li vedo, insomma, giocare a diversi giochi.
Eccoci, ecco qua, ho capito. Allora, dunque, ci sono, si aprono delle nuove frontiere di lavoro che magari sarebbero completamente inaspettate. Io sapevo che il gaming aveva un grande sviluppo, anche economicamente parlando, però non sapevo che invece già fosse oggetto di studi all'interno dei college americani. Allora, va bene, quindi allora, Giovanni Cessel studia negli Stati Uniti, studia per un mercato che dovrà fiorire nei prossimi anni anche qua in Europa e Quella lì è naturalmente. la major, poi invece faccio anche una minor, che è una specie di laurea più piccola in filosofia. Ah, quindi hai anche un secondo studio. Sì. Va bene, senti, dunque, il tuo obiettivo comunque è quello, quando ti hai fatto la scelta di andare a vivere negli Stati Uniti, è quello di provare a sfondare comunque anche un po' nel mondo dello sport. E come siamo messi nel basket in questo momento? Tu sei un ragazzo molto, cioè non sei altissimo, sei soltanto 2 o 3 metri. Ma senti, da un punto di vista di basket, in questo momento siamo ancora al lavoro, perché questa stagione, la prima stagione, giustamente il primo, essendo il primo anno, per gerarchia non ho giocato troppo e quindi in questo momento l'unica è aspettare la prossima stagione. Però dopo questi 4 anni, sinceramente, io personalmente vorrei tornare in Europa almeno a giocare. E che prospettive avresti? Cioè, secondo me, da principio devi cercare di apprendere più che puoi lì negli Stati Uniti per poi poter essere come un giocatore, come dire, appetibile per le grandi squadre in Europa. No, quello è vero. Secondo me il percorso che sto facendo qua mi servirà soprattutto per una crescita da un punto di vista mentale, Ah, sì? per entrare nella mentalità del professionista. Userò questi 4 anni per fare a questa maniera e poi dopo si vede. Eccoci, allora dunque, visto che sei lì negli Stati Uniti, allora io ho aperto questa puntata della trasmissione Lontani ma Vicini, ho voluto chiamarti proprio perché a New York magari ci sono fortissime sensazioni per quello che riguarda anche questa nostra guerra europea che stiamo affrontando in questo momento, che stiamo vedendo in questo momento. Che si dice lì da te? Allora, tra i miei compagni, insomma, coetanei, non è che se ne parli moltissimo, si guarda qualche volta il telegiornale, ovviamente tutti hanno sempre questa specie di spina sul fianco, che ci pensano alla guerra in Ucraina, dicono, ah, se poi, perché loro poi alla fine ci scherzano sempre, ma poi non ci ridono troppo, perché dicono, ah, scoppierà la terza guerra mondiale. Poi dicono, se scoppia per davvero, verrai, la bomba la lanciano a New York e siamo qui vicini. Quindi, però non ci, non, come si dice in italiano? Non se ne fanno troppi di problemi. Non, cioè, quindi è un po' lontana, la sensazione è Sì. questo? Sì, poi ovviamente c'è la gente che mette sulle storie Instagram, per esempio, Pay for Ukraine, prega per l'Ucraina, ma quello è tutto solo da un punto di vista di essere visti, non è niente di. Invece i telegiornali, la stampa, che dicono? No, i telegiornali sono ogni ora, ovviamente, giustamente a parlare dell'Ucraina, dei fatti, quello che sta succedendo, tutto a quella maniera. Quindi c'è un'informazione piuttosto capillare e continua. Ecco. Sì. E invece dici te che i giovani, insomma, cercano di evitare più possibile, laddove gli sia possibile, il pensiero di un possibile coinvolgimento globale del fenomeno bellico. E te invece che cosa pensi individualmente? Io individualmente, Sì. ora, ma io sinceramente ora mi può far cancellare dall'internet se ho qualcosa di sbagliato poi, sì. Ma io ne ho parlato con diversa gente, sa, con i miei genitori, con amici, anche con mio fratello, e ho sentito opinioni a ambo lati. Quindi non, io non so mai che idea farmi, io sono qui che guardo quello che succede e basta.
Te quindi sei, cioè, non ti sei fatto, come dire, un'idea personale degli avvenimenti. Pensavo che l'Ucraina fosse la vittima, ecco, nel contesto, poi però mi hanno detto che questo Zelensky è anche un delinquente, non so che pensare, quindi non so. Ho capito. E vabbè, quindi c'è bisogno di cercare di trovare forse anche un equilibrio nei giudizi in generale di quello che è il comportamento. Di certo, una cosa è un dato di fatto, che l'invasione dell'Ucraina c'è stata da parte della Russia, e quindi questo è già di per sé stesso comunque una forma delittuosa del diritto internazionale, è comunque un'aggressione di un paese verso un altro paese. Per cui perlomeno questo è un dato accertato. Poi i Infatti comportamenti io dei guardo solo i politici sono fatti, altre quello cose. che è successo e poi basta. Senti, allora, dunque, detto questo, andiamo avanti e diciamo, là, contadaiolo della Pantera, ogni tanto torni a Siena, vedi babbo, vedi mamma e poi riparti per gli Stati Uniti. Com'è la tua relazione in questo caso con i tuoi amici che sono qui? Ma giustamente potendo tornare a Siena solo per... Infatti sono tornato la settimana scorsa perché c'era lo spring break, le vacanze di primavera e poi di Ecco, solito... cioè, già ci sono gli spring break. Sì, era la settimana scorsa, infatti tutti i miei amici qui in America andavano a Miami, a È perché si Florida. va in Florida a farlo, vero? Però non avendo 21 anni ho detto che ci può, poi vado in un posto anche molto più bello dei Miami, che è Siena. Certo, no, per carità, però cioè, Miami forse è più divertente di Siena. Ma insomma, ora quello sono di punti di vista. Però no, io più che altro mi piace di più Siena perché a parte ecco, vedo tutti i miei amici, perché la relazione che ho con loro sono che magari con i miei amici più stretti mi ci sento al telefono facendo chiamate una volta ogni 2 o 3 settimane, così, tanto per tenersi un pochino in contatto. E poi penso di avere delle relazioni abbastanza buone, che siamo al punto che non dobbiamo parlare ogni volta per essere in grado di avere un, come si dice, di divertirsi quando siamo insieme. Secondo te questa tua esperienza, che non è iniziata ora ovviamente negli Stati Uniti, da quanto tempo sei negli Stati Uniti? Quarto Questo è il mio 4º anno in America. anno in America. Sì, quindi se sei andato via eri un adolescente di fatto, ora stai diventando un giovane uomo e si vede bene anche nei lineamenti, tra l'altro. Se sei andato via eri, come si dice a Siena, un cittone con i riccioloni. I riccioli sono rimasti, però il tuo volto è cambiato, non è più quello di un adolescente, ma è quello piano piano, no, di un uomo che cresce, che si sfina, diventa un'altra cosa. Ora fai una riflessione, abbiamo un piccolo break pubblicitario, dopo torniamo per parlare di questo argomento. Eccoci, eravamo in video call con Giovanni Cessel, siamo ancora in video call con lui, e ci stava raccontando che lui è partito da Siena 4 anni fa, da adolescente praticamente, per andare a affrontare una grande avventura di studio e sport negli Stati Uniti, e ancora continua questa sua avventura. E, niente, no, intanto per cominciare, quando te sei arrivato negli Stati Uniti, dove sei andato da principio? Allora, il mio primo anno l'ho fatto, i miei primi 2 anni li ho fatti a Filadelfia e praticamente ero arrivato lì perché io sono l'estate prima dell'Atlanta, ho girato un po' per l'America per vedere dove potessi andare al liceo e poi mi hanno preso in questo Holy Cross Academy a 20 minuti da Filadelfia e passato 2 anni lì, ho vissuto in famiglia. E ho dovuto cambiare la famiglia al secondo anno e poi il terzo anno invece l'ho fatto in una preparatory academy perché giustamente durante l'ultimo anno nell'altro liceo è stato il Covid e quindi non avevo nessuna borsa di studio per il basket. Quindi ho fatto quest'altro anno e poi da lì mi hanno offerto, insomma,
Senti, e com'è giocare con i giocatori lì negli Stati Uniti, i giocatori americani? È diverso che giocare in Italia, è molto. È un basket più veloce, più fisico, ma non necessariamente più intelligente, perché qui premiano semplicemente solo l'abilità di poter segnare. Non è un basket di squadra come potrebbe essere quello che abbiamo in Europa. Cioè un basket strategico dove si difende, si fanno gli schemi. Quello in Italia, sì, esatto. Invece in Esatto. America è tutto, cioè perché hanno questa mentalità dell'uno contro uno, perché giustamente questo è deciso dal fatto che la loro stagione dura solo 4 mesi, da novembre fino a febbraio, quindi sì, 4 mesi. E giustamente con tutto il resto dell'anno devono allenarsi da soli, e quindi cos'è che fanno? Vanno a giro a giocare con i loro amici al campetto, quindi fanno 5-5, ma al campetto si gioca uno contro uno. Invece noi in Italia, che questa stagione ci dura da ottobre fino a maggio, giochiamo sempre di squadra, e quindi anche quando andiamo al campetto noi si gioca parecchio più di squadra rispetto a quando si gioca in America. Ecco, e senti, ma fisicamente come sono i tuoi amici e colleghi sportivi? Allora, per esempio, i miei compagni pivot in squadra mia sono parecchio fisicati, sono verso i 120 anche chili, quindi a me ora sta venendo un po' difficile perché devo crescere fisicamente anche. Perché naturalmente, come ho detto in apertura, sei molto basso, sfiori 3 metri, quindi quanto sei alto per davvero? 2,10. 2,10. E 2,10 come altezza va bene o va male lì? Benissimo, benissimo. È il peso e la massa muscolare che invece non è uguale. Esatto, perché poi essendo anche più alti viene relativamente più difficile a mettere su massa, e quindi è una cosa su cui devo lavorare parecchio di più. Ma quanto mangi te al giorno, per curiosità? Ma guarda, io quando sono qui in America vedo quello che mi danno da mangiare e mi passa la fame. Perché il cibo in America, immagino tu lo possa sapere che cosa è. Però se devo mangiare troppo, però mangio le schifezze qua, quindi non è che proprio No, sia. no, più che altro perché io mi chiedo se deve aumentare la massa muscolare, dovrai aumentare e poi ci sono gli allenamenti, naturalmente, devi aumentare anche le calorie che te devi apportare al fisico tutti i giorni. Io per aumentare di massa devo mangiare una media di 7.000 calorie al giorno. Ecco, io volevo arrivare a questo concetto, ecco. E Esatto. c'è un'attenzione già a questo livello alla questione delle diete o che altro? Al mio livello, o perlomeno a scuola mia, no. No. Ho dovuto fare ricerca io l'anno scorso quando mi ci sono messo di testa mia, e quindi sono arrivato alla conclusione di quello che devo fare, che poi ha funzionato, infatti, sì. Perché adesso non sono magro, sì, ma sono comunque decente. Invece io ho amici che sono nella divisione, quella superiore alla mia, che lì già ci fanno attenzione. Ho capito. Senti, e invece per quello che riguarda la possibilità di sfondare negli Stati Uniti nel campo del basket, come funziona? A parte, cioè, la bravura naturalmente è alla base di tutto. Beh, sicuramente uno bisogna farsi notare, quindi arrivare più in fondo possibile alla stagione, fare playoff e poi magari se riesci anche fare l'NCAA Tournament. Però alla fine ci sono state persone in NBA che sono entrate anche dalla D2 o dalla D3, però a parte quelli sono casi, insomma, speciali. Però sinceramente poi non lo so nemmeno dire, bisogna avere un po' di contatti, poi ho un amico italiano che aveva provato a entrare nell'NBA draft, lui si è andato ad allenare al draft, quegli allenamenti che fanno del draft. Prima Certo, perché il draft naturalmente è il sistema di acquisizione dei giocatori durante il periodo del mercato del basket, direttamente anche dai college. Sì. Eccolo qua. Va bene, allora, siccome io vedo l'orario che si avvicina abbastanza rapidamente al tuo ingresso a lezione, che lezione avrai stamani?
Storia. Storia, e che periodo storico ti fanno fare, per curiosità? Se vuoi ridere per forza? Sì. Perché siamo arrivati lì, io, infatti non è difficile per niente, siamo lì e stiamo facendo sumeri, greci, cristianesimo stiamo facendo, stiamo facendo robe che ho fatto 1000 volte, quindi sono lì che prendo 2 appuntini, basta, non sto a farne. Ma come funziona la lezione? Cioè, puoi fare anche gli interventi? Vabbè, quello sì, alla fine poi è una lezione normale, anche come in Italia, alzi la mano e fai l'intervento. No, pensa che potresti dire qualcosa in più al Ma professore, magari. infatti sì, lo stavo già facendo. No, ora voglio dire, per quello che riguarda questa parte della storia, io penso tu l'abbia fatta non meno di elementari, medie e superiori a Siena, 3 volte come minimo. Quello sì, di certo, ma poi stavamo facendo anche i greci e i romani, e anche se non è finita, è un'educazione classica del classico, sono riuscito ad ambientarmi bene. Perché te facevi il liceo, no? Prima liceo classico, Sì, prima dicevo. di partire per gli Stati Uniti. Esatto, ho fatto 4 anni. 4 anni. Senti, vuoi fare, prima di lasciarci e di salutarci, un saluto a qualcuno? C'hai qualche persona che ti piacerebbe, che stasera ti guardasse anche in replica, se non ti vedono oggi in diretta, perché la trasmissione sta andando in diretta, però andrà in replica anche stasera verso le 9. Vorrei salutare la mia mamma e mio babbo e i miei 2 migliori amici Venturi e Zanda. Tanti so, Beh, sono dei mostri. penso di vedere io Zanda prima di te. Sì, non ho Marco, cioè, poi vabbè, voglio bene anche a Marco, però insomma, ho quante volte riesco a parlare con Matteo, è raro se riesco a dire. Cioè, Va bene, allora io tanto gli porterò i tuoi saluti sicuramente, appena lo vedo, forse anche in serata, ora vediamo. O, se non lo vedo stasera in serata, lo vedrò a pranzo domani o domani l'altro, per cui lo vedo. E Le gli ferie. porterò sicuramente i tuoi saluti, va bene? Va bene, grazie mille. Allora, dunque, grazie a Giovanni Cessel che ci ha portato questa sua testimonianza dagli Stati Uniti e ci vediamo prossimamente di nuovo, se magari ti possiamo anche richiamare per avere aggiornamenti laddove ci sia necessità di aggiornare e non sia arrivata ancora una bellissima notizia relativa alla pace fra Russia e Ucraina. Grazie di tutto, ciao Giovanni. Ciao. Eccoci, allora dunque ora siamo arrivati quindi a, diciamo così, al giro di boa della puntata e passiamo un po' a qualche informazione relativa a Siena. Allora io vorrei avere subito, se è possibile, Camillo, che è il nostro come dire, reporter di tutte le corse possibili e immaginabili che ci sono in Italia e in Toscana. Ieri si sono svolte delle corse preparatorie a Mociano, le prime, molto attese, e quindi di conseguenza vorrei avere un report. Abbiamo da fare il break pubblicitario e poi subito dopo Camillo. E allora, dunque, siamo tornati in onda con questa notizia, appunto, no, di ieri, queste corse preparatorie, le primissime corse preparatorie in avvicinamento alla possibilità di ricorrere il palio di luglio in questo caso subito, a Mociano, che è la pista che il Comune di Siena ha attrezzato da alcuni anni per fare le corse di esercitazione per i nuovi cavalli e anche per i cavalli che di fatto già hanno corso, che però hanno bisogno e necessità di ritrovare le condizioni atletiche per poter rifare la partecipazione alla tratta. Allora dunque, per Camillo Pinelli, detto Spillo, Camillo per tutti noi, ex fantino del Palio di Siena, ora oggi giornalista, lo definirei più così, blogger, giornalista blogger. E ieri eri presente, hai fatto te i filmati a tutte le corse, ci vuoi raccontare com'è andata? Ma buongiorno a tutti, prima di tutto buona giornata. Ormai è stato detto e ridetto, è stata una giornata positiva,
perché abbiamo visto i cavalli in ordine, abbiamo visto dei cavalli validi e come abbiamo parlato anche con qualche capitano, il problema cavalli è un problema inesistente, perché ormai a questi ragazzi non gli si insegna più nulla, li sanno tenere in un modo splendido, preparare e graduare bene anche nella preparazione. Quindi c'era qualche cavallo che è un po' più dietro, ma è giusto che sia più indietro proprio perché deve arrivare poi al top nel momento, a giugno, insomma, no? Per capirsi. Certo. Se fossero pronti adesso sarebbe troppo presto, altri devono fare altri tipi di corse, quindi sono un po' più avanti. Ma I ragazzi sono tutti. quanti cavalli hanno presentato, Camillo? Vedrai, ce n'è 6 batterie, di 7 solamente uno non si è presentato, quindi fai il conto, sono 7, 7, 7, 42, 41. Ecco, moltissimi cavalli. Io leggevo qualche giorno fa che addirittura iscritti alle previsite c'erano stati 150 cavalli. Due. Sì, esatto. E quindi, cioè, numeri stratosferici per cercare di trovare le migliori soluzioni per quando correremo di nuovo a questo punto. Ma guarda, i proprietari sono veramente lodevoli, hanno veramente passione, vogliono vedere il cavallo in piazza in tutti i modi. Quindi 152 cavalli, 4 non presentati, anzi 3, uno. Si era fatto un piccolo infortunio nel viaggio, quindi l'hanno misurato lo stesso, e sette solamente non ammessi, quindi sono dei numeri importanti. Quindi numeri importanti con anche caratteristiche somatiche perfette, mi dicono, no? Perché mi hanno detto che hanno portato dei cavalli bellissimi. No, i cavalli erano tutti splendidi, qualche uno magari era un po' peggio perché l'hanno dimesso dentro il box allora, non l'hanno sosato, quindi si parla di 1-2%, voglio dire. Il resto sono veramente cavalli che tenuti, ripeto, in maniera perfetta per questi ragazzi. Ecco, ci sono quindi questo di Bociano era l'inizio per Siena, per quello che riguarda Siena, però anche le altre corse di addestramento del circuito del Palio. Ecco, che cosa si sa di queste altre corse? Degli altri pali, No, no, parlo di quelle del Senese, ecco, in questo caso. queste del Senese, ma parli scusa, queste del protocollo vino, intendi? Sì, certo. Sono, vedrai, sono 10 appuntamenti, 5 a Mosano e 5 a Montichiari. Io, se vuoi, ti do anche le date, però, capito? Quindi l'hanno graduate bene, hanno aumentate. E, per esempio, ieri non hanno provato il canapaccino, hanno messo un canape nuovo, grosso, lo hanno bagnato tantissimo e devo dire ha risposto bene. Poi ho già detto, no, che questo il canapaccino verrà provato ancora e vedo poi un passaggio, arrivare in piazza a Bianciardi, il suo ideatore è il suo sogno, però mi sa che gli tocca aspettare ancora un po' perché le procedure poi per entrare in piazza sono abbastanza lunghe, devi convincere 17 contrade, devi convincere il comune, insomma, il discorso è lungo, no? Per fare, però prima o poi, secondo me, anche questa è una cosa che alla fine ci arriveranno. Però Bianciardi deve avere pazienza perché i tempi sono lunghi. Questi 10 ora, la pista di Bociano ieri era veramente perfetta, il gamba, il flavanti, l'ha sistemata. Ci ha pensato lui, l'ha sistemato, ma ha fatto le ultime giornate l'anno scorso e l'aveva messa poi in maniera perfetta. Era ottimo, infatti, ragazzi, non abbiamo visto dei volti felici di era a Mociano, erano tanti, Quindi c'è e non stata solo. una grande partecipazione. Sì, ero veramente. C'è voglia di palio, c'è voglia di palio. Capito? Poi l'ingresso libero, il controllo dei green pass, ma sono stati attenti anche a questo, no? Gli assembramenti non ci sono stati, quindi è stato un bel pomeriggio di speranza all'arrivo al palio, che è quello che manca. Insomma, ho parlato con qualche capitano,
Volevi Senti, domandare qualcosa? due domande, una è relativa ai fantini e vorrei sapere cioè, quanti fantini si sono presentati ieri a Bosciano? Vedrai, Fantini Padi, Fantini Bighe, Bighe c'era solo per De Bighe, praticamente solo Bartoletti a Monza. Poi gli altri, Tibia aveva il cavallo, però non ha montato. Dei Bighe, se intendi come Bighe, c'era solamente Bartoletti. No, e ci sono anche fantini giovani esordienti o che Scusami. hanno già esordito, che hanno partecipato o no? Assolutamente, anche troppo irruenti qualche volta è stato, perché c'è stato anche un piccolo problema all'ultima batteria, problema senza nessuna conseguenza per nessuno, né cavallo né fantino. Un'entrata un pochino troppo garibaldina ha creato poi una situazione che è uscito un altro di pista. Insomma, non è successo niente. Un altro si sono scontrati. Tutte cose di routine, no? Diciamo così. E come li vedi questi ragazzi giovanissimi all'esordio? Li vedo con tanta voglia, perché questi sono ragazzi che questi anni hanno veramente patito, voglio dire. Questi vivono questo, io lo dico sempre, quando mi chiedono le corse, mi chiedono i pali, mi chiedono a volte. Dicono parli di palio e di corse in questo periodo di pandemia o di guerra, ma d'altronde, come ho detto sempre, e mi ripeto, però bisogna essere turchino in testa, dietro il palio, dietro le corse dei cavalli di provincia, c'è la gente che ci mangia, e non correre per loro è stato veramente un problema. Ecco. Senti, allora dunque, nella fine degli anni 70, quando te cominciasti a fare il fantino, insieme a te ci fu, come dire, una new wave dei fantini in quel momento. Arrivasti te, arrivò Cianchino, arrivò Silvano, Bastiano, cioè, arrivarono poi un po' dopo il PES, insomma, una nuova ondata di fantini entusiasti. Che fecero bellissimi risultati con anche cavalli eccezionali di quel momento lì, peraltro. Pensi che sia ripetibile quel momento storico oggi? Allora, non ti ho sentito, sinceramente non ti ho sentito bene. Se ho capito vuol dire che potrebbero entrare dei fantini nuovi? Sì, teoricamente Ecco. è un momento simile a quello in cui te iniziavi, quando te Beh, avresti. io quando ho iniziato io era nel 73, Sì, l'esordio. a quel giorno lì c'erano ancora tutti i fantini vecchi. Se ti pensi il primo palio, io sono andato a cascare in mezzo a Rondone e Lazzaro, quindi ti voglio dire niente, capito? Come ero a scatto meglio, Certo, sul primo palio, di lì a in mezzo a breve. Rondone e Lazzaro, due aggeggi di per Di lì a ridere. breve Amillo arrivarono, Ora come ti ho detto. guarda, ora c'è poi c'è un cambiamento fisiologico, no? Che l'ho detta poi anche i tempi e l'anagrafe. Quindi qualcheduno entrerà. La vedo difficile in questo momento, specialmente a luglio, che possa entrare qualche ragazzo giovane. Poi, sai, agosto è una conseguenza di luglio, no? Quindi se a luglio poi qualcuno ha sgarrato, non ha fatto quello che doveva fare, no? Non ha risposto alle aspettative, da agosto poi si potrebbe creare qualche No, buco. certo, A luglio perché lo vedo difficile. la domanda che io te l'ho fatta perché si sente, cioè durante questi 2 anni di astinenza da palio si è sentito dire spesso mancano i fantini, non mancano cavalli, mancano i fantini. Allora, che significa mancare? Cioè, siccome ci sono tanti fantini giovani esordienti, potrebbe essere, no, questo era l'input iniziale che mi ha permesso di fare questa domanda. Senti, ma mancano fantini, intanto io sono noioso perché ripeto le stesse cose. Il palio è cambiato, il palio è cambiato, il palio è cambiato e quando montavo io era meglio il palio di prima. Ora è meglio il palio quando montavo io. Tra 20 anni sarà meglio questo palio qui. No, i fantini sono sempre mancati. Ecco. Ah, no, ma
della sera. Vabbè, allora. Poi arriva Bello, TV ha un palio a tonfo e allora abbiamo visto che i fantini ci sono. I fantini, i ragazzi ci sono, devono fare le loro esperienze, capito? Devono crescere. Però vedo che dei ragazzi crescono, insomma, nel tempo sono cambiati proprio come modo di puntare, come determinazione, a volte anche troppo, e lo dice uno che di determinazione ne faceva la sua forza, no? Però ecco, in certi punti bisogna avere un po' più di tranquillità perché sennò si dice che fa male. Però ecco, io non credo che non ci siano i fattini, io credo che ci siano dei ragazzi che devono maturare, devono fare le loro esperienze, però poi nel futuro vedrai che arriveranno, gioco Ultimissima domanda e poi ti lascio. Ci sono pali annunciati dei pali italiani, quelli più in genere, pali già annunciati per, come dire, con le date e tutto. no, scusami, Rimbo, Ci non ti sono in sento bene. Italia già altri pali annunciati con le date? Le date? No, parlo degli altri pali, delle altre città d'Italia che Sì. te segui normalmente, no? Sì. Ci sono già delle date annunciate? Certo, no, c'è tutte le date, tutte belle fatte, hanno spostato Bo Marzo, l'hanno messo al 12 di giugno perché avevano paura di non riuscire a preparare tutto. L'avevano messo prima al 19 perché era la festa del patrono, no? Di Bo Marzo. Poi dopo si è incontrato l'arcivescovo, il sindaco, e l'hanno spostata al 12 di giugno, scusatemi, 12 di giugno, guardate. E ora il 12 giugno va in concomitanza con il palio di Abbiategrasso, però. Quanti sono, per curiosità, questi pali che ci sono a giro per l'Italia ora? Oh mamma mia, te la levo subito la voglia io, mi devi dare solamente un secondo, perché io chi se no, chi se ne ricorda? Sono tantissimi, vedrai, eccolo qua, sapete proprio ora chi se ne ricorda? Poi io tengo un'età, fresco, te sei Questa è giovane, stata fresco, la domanda va dove bene. l'ho colto ben Senti, preparato. io riguarda i... Ti do le date, va bene? Ce l'ho qui davanti. Allora, Vai. abbiamo fatto le corse a Legnano il 27, hanno fatto. Il 27 ora c'è Fucecchio. Il 3 aprile ci sono le corse a Legnano. Il 10 le corse a Monteroni. Il 18 c'è il palio della Costa Tusca. Purtroppo per un problema alla sabbia l'hanno dovuto annullare, lo facevano a Cecina. Il 18 ci sono ancora le corse a Legnano. Il 24 c'è il palio di Burti che l'hanno spostato perché a gennaio non l'avrebbero potuto fare. C'era il palio di Bo Marzo, abbiamo detto, l'hanno spostato al 12 di giugno, anzi il 25, la data all'Asia, marzo. Il 30 ci sono ancora le corse a Fucecchio, il 1 di maggio dovrebbero essere a Monteroni. L'8 di maggio c'è il palio straordinario a Castel del Piano. Il 22 ancora le corse a Fucecchio, cioè il 22 c'è il palio di Fucecchio, il 29 di maggio sempre c'è il palio di Legnano e Ferrara insieme. Poi andiamo al 12 di giugno, c'è cioè il palio di Abbiategrasso e di Bo Marzo, il 19 il palio di Castiglion Fiorentino. Poi andiamo al E palio di poi, Siena. Il cioè, 10 di luglio abbiamo il palio di Castro Redenza, il 17 il palio di Bienti, il 7 d'agosto il palio di Feltre, poi c'è anche l'11, il 2, l'11 c'è il palio delle Perciole nel Molise. addirittura. E poi Asti finale? Prego? L'ultimo è Asti. L'ultimo è Asti, sì, no, Asti sì perché fa il 9, vediamo. Poi il 15 c'è il palio di Fermo che è sulla sella per strada, il 16 agosto il palio di Siena naturalmente, il 18 agosto il palio di Bianca Sannaio e quella data lì fra il 17 e il 16 c'è il palio di Carpino a Foggia.
E poi il 21 c'è il palio di Ronciglione con i cavalli scossi. Andiamo al 4 di settembre col palio Agliasti. C'è anche il palio di Montagnana e il palio di Loreto sulla strada, dovrebbe essere nella Eccoci stessa qua. strada. Allora, con questo noi sappiamo. E chiude il palio di Assa del Piano il Certo, 8 certo. settembre. Allora, con questo noi possiamo dire che la stagione paliesca ufficiale in tutto il territorio nazionale è decollata. Non c'è la sicurezza matematica, ma c'è la speranza del Palio di Siena. Beh certo, il Palio di Siena poi abbiamo sentito il sindaco e ha detto che entro maggio gli dovrebbero fare la richiesta per il palio straordinario, se non c'è la possibilità di farlo più avanti una richiesta delle contrate o altre procedure, no? Che Certo. potrebbero Va fare, la bene. volontà ci sarebbe di fare il palio straordinario. Va bene. Amen. Allora, io ti saluto e ti ringrazio tanto della tua collaborazione di oggi. Grazie Camillo. Assolutamente. Bene, Grazie e pubblicità. un saluto a te e a tutti i telespettatori. Buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo tornati in onda nell'ultima tranche della puntata di Lontani ma Vicini e con noi ora c'è già collegato mediante Skype Pino Di Blasio, caporedattore della Nazione Siena e nostro, come dire, più fidato giornalista in assoluto su tutti. Ride, però è vero, caspita. Ogni tanto devi sapere, Pino, che quando finiamo la puntata con te, no? Con Franco, ci diciamo: ma come fa Pino sa tutto, ma veramente tutto di tutto. È che sono vecchio. L'unica cosa che sono è che sono talmente vecchio che ne ho viste talmente tante che alla fine tutto quello che c'è è solo una ripetizione. Senti, allora dunque, io prima ho sentito Camillo che mi ha raccontato brevemente le corse di Mociano, però le corse di Mociano, alla fine io gli ho fatto questa domanda, mi dici quanti sono le date già accertate dei vari pali paliotti in tutto il territorio nazionale? E mi ha fatto una lista senza fine, praticamente, dal nord al sud d'Italia, di pali e paliotti, con date e quant'altro. L'unico palio che ancora, cioè, speriamo di poterlo correre quello di Siena. Ma non dai, so. A parte il fatto che dovevi slegartene assolutamente della lista delle date dei paliotti di Camillo, anche perché non ci andrai sicuramente, Assolutamente no. sostanzialmente puoi totalmente dimenticartela perché la lasci a chi si va, a chi gli piace veramente appostare questa storia. L'unica data sicura è il 2 luglio che tu si corre in piazza, il 29 giugno, danno i cavalli. Dobbiamo decidere quando presentare il palio per fargli fare questa storia, ma il resto è già tutto fatto. Ecco, quindi cioè, diciamo che c'è la sicurezza materiale a questo punto di poter correre il Palio di Siena. Allora, se l'emergenza finisce, è ovvio che si possa fare il palio di Siena. Se tu non c'è più lo stato di emergenza, tu puoi tornare a come era prima, e quindi questo ci siamo. Devi starci attento, anche perché no, a me non è che mi lascia tranquillo questo aumento di ricoveri in ospedale, questo rialzo dei contagi improvviso. Però se sono sicuri di fare i paliotti come si vede da quelle parti, sicuramente si farà il palio di Siena per adesso. C'è anche una legge su questa storia, sullo Ecco, stato d'emergenza. appunto, no? Che dovrebbe essere come data finale 30 giugno? Esattamente. Esattamente. Però la cosa che dobbiamo dire, tanto divertiamoci come sappiamo fare, cioè prendiamo il bello. Quella di Mociano ieri a me è sembrata proprio una voglia di palio, nel senso di tornare ad avere gli stessi riti che hai avuto per un sacco di tempo, non dico per secoli, perché Mociano è recente come addestramento. Quindi in ogni caso, se tu vuoi tornare a divertirti, intanto prendi il bello che ti arriva, ritorna a fare i ceretti in contrada, un po' di prove di addestramento, a vedere i cavalli, ad annusare, come dice chi ne capisce,
i cavalli e vedere un po' l'aria di palio, insomma. Ecco, infatti, io sto guardando le immagini mentre te parli, no? Delle corse di ieri, e vedo che c'era tanta gente, oggettivamente, veramente tanta gente a vedere questa prima uscita dei cavalli. E questo mi dà la sensazione che ci sia questa grande voglia dopo 2 anni di ripartecipare. Era un po' nelle preoccupazioni delle persone, no? Abbiamo perso forse, che ne so, il gusto di questa nostra antica tradizione? No, evidentemente. Ma no, ma io sono sicuro che è come quando impari anche, cioè, non puoi perdere la tua anima. Adesso facciamo un po' di retorica sana, cioè, ma il palio è dentro il codice genetico di ogni senese, di ognuno che vive a Siena, non solo di ogni senese. Quindi in ogni caso, una volta che tu sai come funziona, puoi interromperti per un po' di tempo, ma alla fine è come fare l'amore, una volta che hai imparato a farlo, lo sai fare ugualmente. Non c'è bisogno che lo fai per tanto tempo, o andare in bicicletta. Cioè, sono gesti che non c'è nemmeno bisogno che te lo scattisca. È successo anche per quattro cinque, come è successo in altre persone. Che ci sia una voglia di paglia, il tuo solito quando c'è il fatto è che vai il 20, dal 29 in poi almeno, quindi ci sei. Io non credo che ci sia niente possa interrompere, come dire, l'imprinting sul palio che c'è a Siena. Quindi per proprio la città fatta a misura, il tempo della città è fatta a misura del palio, perfino la sospensione è fatta a misura del palio. Siena è stata una città sospesa per 2 anni perché in qualche modo ha dovuto rinunciare ai suoi tempi canonici. Quindi hai assistito anche a gente che prendeva le ferie il 2 luglio, che casomai andava via, programmava viaggi per il 2 luglio e il 16 agosto. È successo anche alla nazione. Guarda, da quando sono stato io sono andato in ferie il giorno del ballottaggio del sindaco, ma non sono mai andato in ferie un 2 luglio e un 16 agosto. L'anno scorso sono andato in ferie il 2 luglio, ma è cosa certo. Impensabile per uno che lavora a Siena nell'informazione dei giorni del pari. Assolutamente vero. Senti, dunque, ora cambio velocemente argomento, perché stamattina, sfogliando il tuo giornale, ho trovato fra le notizie una che mi ha colpito un po' di più. È il titolo dell'ACI Siena. Mi racconti un po' questa vicenda? Ma questo è delicato, è stato merito della Laura della Valdisi in qualche modo trovare l'escamotage, l'accordo che hanno raggiunto, che è stato raggiunto tra la curatela e la CN Siena e il Monte dei Paschi per risarcire i danni del marchio. Come tu sai, questa inchiesta sul marchio della CN Siena è una delle tante inchieste collegate allo sport, alle sponsorizzazioni, al monte, ai passaggi di società e a tutto quello che è collegato alla crisi del monte Sic et Simpliciter. Stando a quello che sarebbe successo ieri, l'accordo tra curatela e Monte dei Paschi, tra curatela dell'ACI Siena, avrebbe fatto in modo di cancellare le azioni civili nei confronti di Mussari e di 3 dirigenti del monte sulla sponsorizzazione sul marchio. Quindi è importante in questo senso che elimina le azioni di parte civile nei confronti degli ex dirigenti del monte, compreso Mussari. Per questo è importante. E infatti mi ha colpito per questo. E si parla di un accordo milionario, la cifra non è riservata, è tenuta segreta da chi l'ha ottenuta, roba del genere, per motivi molto più logici di quello che si pensa. Però è un accordo che partiva da una bella fetta di soldi. Parliamo di accordo milionario, infatti. Eccoci. Allora, invece, ultima notizia, solo prettamente senese, ho visto un articolo che era dedicato alla grande querela fra la contrada della Tartuca e la contrada della Chiocciola, legata ai motivi di confine di via Tommaso Pendola. Quella la contrada della Tartuca ha fatto ricorso in Cassazione contro quella decisione di attribuire il territorio, dell'attribuzione di quel pezzo di territorio. Ovviamente è una disputa che è bella, anche è anche originale, dà anche il senso di una voglia di territorialità molto innata nelle contrade in questione. Però ricordiamoci che questa è una questione che durerà molto tempo, non aspettatevi sentenze o accettazioni dei ricorsi rapidi o roba del genere. Ovviamente la giustizia ha anche altre
urgenze, diciamole così, anche altri temi da trattare. Quindi diciamo che per attendere l'epilogo della vicenda Tartuca che oggi ci vorrà ancora un po' di tempo. Sì. Ecco, e poi inevitabilmente l'ultima riflessione la vorrei fare con te in relazione al discorso di Zelensky ieri al Parlamento italiano. Oh, meno male, perché la persona veramente... A me quello che piace, l'ho già detto, guarda, ti regalo una delle mie frasi storiche che è tratta da Borges. La vita di un uomo, per quanto lunga e complessa essa sia, consta in realtà di un solo momento, quello in cui l'uomo capisce veramente quello che è. E noi in questo momento abbiamo capito chi è davvero Zelensky. Per anni l'abbiamo trattato come un attore comico, di una protagonista di una serie di successo, servitore del popolo, che poi è servita per farlo diventare presidente dell'Ucraina. Per mesi l'Occidente l'ha anche sbeffeggiato dicendo che in Ucraina sono riusciti a eleggere il presidente Beppe Grillo in qualche modo, cioè un attore comico dopo Reagan e tutte queste altre storie. Ma quando è arrivato il momento di Zelensky, ci si è accorti di che uomo è Zelensky, e sono pochi quelli che lo riconoscono in qualche modo. C'è perfino qualcuno che continua a trattarlo ancora come un guerrafondaio, come un inutile partigiano. In realtà Zelensky è la figura più bella e purtroppo anche più drammatica di questa guerra dell'Ucraina. Avrebbe potuto tranquillamente accettare il passaggio degli americani in Polonia e trasferire il governo dell'Ucraina in Polonia come un qualsiasi petenno, qualsiasi governo che si trasferisce da altre parti, di stato in esilio. Ha accettato di restare là con il suo popolo sotto le bombe, sorregge tutti i giorni gli ucraini con i suoi messaggi social, cerca sfondi in Occidente, in Italia, in Germania, in Francia, all'ONU, da tutte le porte per far rimarcare il diritto dell'Ucraina a esistere, di non dover sottostare all'invasione di Putin, che ovviamente oramai è sempre più disperato e isolato in questo senso. Quindi se dobbiamo cercare un eroe veramente politico, un leader politico per antonomasia, è Zelensky. E paradossalmente, come ho scritto in un'altra occasione, abbiamo assistito a un rovesciamento di ruoli mostruoso. L'attore adesso è Putin. Se è stato costretto a fingere, a imbellettare il suo discorso allo stadio Luzhinskij di Mosca con tutti quei fotomontaggi, con tutte quelle cose del popolo adorante la sua leadership, vuol dire che è lui che è diventato l'attore di serie TV, perché nessuno crede a tutto quel bagno di folla. E la storia è questa. La storia fa capire davvero chi sono gli uomini nei momenti cruciali della loro vita. Se vuoi ti consiglio un libro da leggere, devi leggerti Momenti Fatali di Stephen Zweig, che parla di quanti sono veramente i momenti che hanno cambiato davvero la storia dell'umanità. Non sono tanti. E questa è una bella riflessione, perché su questo tema dei momenti, va bene, e non delle guerre o delle grandi battaglie che si fondano i grandi cambiamenti umani, non sono le battaglie, sono i momenti che cambiano. È tutto riassumibile in un momento, se vuoi chiamare sliding door, le puoi chiamare turning point, le puoi chiamare i momenti fatali. Comunque in ogni momento tutte le storie si riassumono in poche cose, in pillole. Qual è la percezione del rischio che abbiamo? Ma per adesso noi abbiamo un sacco di paure che non sono molto fondate e alcune paure che sono reali. In realtà quello che doveva essere un'estate di una ripartenza splendida della rinascita delle cose è in qualche modo rallentata, ma se non del tutto offuscata da questa guerra in Ucraina. Tutte le industrie hanno crisi di materie prime derivanti sia dalla guerra sia da altre questioni. Il costo dell'energia è arrivato alle stelle, finalmente ci accorgiamo che dobbiamo approvvigionarci da altre persone, da altri paesi, non solo dalla Russia, e quindi in ogni caso ci sarà un'estate molto meno splendente di quella che ci aspettavamo. Però non è che siamo messi così male, cioè, se prima o poi Putin si accorge che deve accontentarsi di qualcosa, se riusciamo a dare un'uscita a Putin in modo che ovviamente lui l'ha persa già questa guerra,
si ritrova una Russia piaccata alle sanzioni, con rublo che non vale più nulla, con il popolo che comincia in qualche modo a portargli le spalle, oppure che in ogni caso l'Ucraina gli ha costretto il grande esercito russo a diverse batoste, anche se aiutato dagli americani e dagli occidentali, qui non è un altro discorso. Quindi noi dobbiamo dare al topo, perché la storia di Putin è anche quella di un momento. Putin nella sua biografia racconta che da piccolo giocava con abitava in un condominio di San Pietroburgo, di Leningrado allora si chiamava, e dava la caccia ai ratti, ai grandi ratti che erano a Leningrado. Una volta mise a un angolo un grosso ratto e lo punzecchiava con un bastone. Il grosso ratto gli saltò addosso perché non aveva altra via d'uscita. E da lì Putin trasse una sua massima che gli regge, almeno fino a un certo punto: devi sempre dare una via d'uscita al tuo nemico. Ecco, adesso l'Occidente, o chi per esso, da questo pantano ucraino dove si è ficcato. Se è arrivato il tempo, è Pino, che in qualche modo condanni l'invasione, sì, ma dia la possibilità a Putin di, insomma, di non crollare definitivamente quando torna a quando si affaccia a Mosca, forse possiamo cavarcela con danni limitati, altrimenti continuiamo con questo stillicidio di casini e non sappiamo dove arriva. È arrivato il tempo di dare una via d'uscita anche a Putin. Allora, io ti ringrazio per averti disturbato a un orario prandiale, lo oserei chiamare in questo modo. E ti saluto e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie di tutto, Pino. Spero di rivederti, e se non ti rivedo spero sia colpa tua. Certo, vai, d'accordo, un saluto. Allora, siamo arrivati a questo punto, alla fine di questa puntata di Lontani ma Vicini. Io ringrazio tutti i nostri carissimi telespettatori e vi rimando all'appuntamento di mercoledì della prossima settimana, spero anche con Franco Masoni. La sigla, una nuova sigla finale di Neri Corsini che abbiamo lanciato la scorsa settimana. Grazie a tutti, buona giornata. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. If they call it special military operation, no one falls for it. It's a normal invasion. Tanks rumble, creating confusion. How does it crumble? What they call it, special military operation. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. Why they just fill the sky as people are dying? Suddenly a single aviator alone defies. Tanks rumble, creating confusion. How does it crumble? But he still fights. He fights for his people's rights. Justice makes it now and then. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. Oh, war and peace, Khaled's press release. Who the trigger you kill? Someone to help Ukraine. Tanks rumble, creating confusion. How does it crumble? The world wants to believe. Is the ghost of Kiev. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. Don't be so proud, madman. Justice makes it now and then. Don't be so proud, madman.
justice makes it now and then. Don't be so proud, man. Justice makes it now and then. Don't be so proud, man. Justice makes it now and then. Don't be so proud, man. Justice makes it now. On February 24th.